Il continuo aggravarsi delle previsioni sulla perdita del PIL italiano conferma che la strategia di attacco frontale alla crisi della finanza pubblica, fatta quasi esclusivamente di aumenti fiscali, non è quella appropriata. Se si resta focalizzati sul rapporto del 3% tra deficit e PIL, la situazione si appesantisce sempre più ed è impossibile uscire dalla recessione. Di nuove manovre, nuove tasse, non è il caso di parlare. Occorre invece un piano ambizioso e articolato che preveda, oltre alla riduzione degli sprechi e della burocrazia, un calo del costo del lavoro sia per i dipendenti che per gli imprenditori. Inoltre, deve esserci una rimodulazione fiscale complessiva, fatta di alleggerimenti delle imposte per i soggetti più deboli e di aggravi per i più ricchi, e infine una serie di incentivi per chi assume specialmente i giovani. Solo così la crescita potrà ripartire, altrimenti la recessione si avviterà senza fine. Non c'è altro da fare che conquistare urgentemente la credibilità nei fatti con un piano realistico e coerente, presentato da un governo deciso e solido. Parlando di tasse sulla proprietà, l'abolizione totale dell'IMU, se non addirittura la sua restituzione, sarebbe un grave errore. Significa rinunciare ad una somma pari fino all'1,5% del PIL. Insomma, uno spreco di risorse assolutamente inaccettabile. È un polmone finanziario di cui non si può fare a meno. A tale misura bisogna affiancare una riduzione del carico fiscale sul lavoro dipendente, a beneficio sia dei lavoratori che degli imprenditori. Occorre insomma fare di tutto perché si rilancino i consumi, condizione necessaria e forse sufficiente per porre un argine alla recessione. La BCE dovrebbe acquistare direttamente i titoli cartolarizzati contenenti questi prestiti, oppure lanciare nuovi finanziamenti speciali alle banche senza garanzie, ma vincolandoli al fatto che con quei soldi bisogna finanziare l'economia reale, come è stato fatto in Gran Bretagna. Dall'America invece si dovrebbe prendere un'altra lezione. Qui le banche sono state ricapitalizzate a spese pubbliche nei primi mesi della crisi, con il risultato che gli istituti non hanno dovuto tagliare sui prestiti per salvare i loro bilanci.